Il mio intervento verteva principalmente su tre punti: le fratture vertebrali, il dolore associato ad esse e l'utilizzo del clodronato come terapia. Le fratture vertebrali sono in aumento, spesso sono sottodiagnosticate perché producono nella maggior parte dei casi appunto solo dolore, ma questo dolore non va sottovalutato perché il dolore acuto all'inizio può essere tollerato, ma si trasforma rapidamente in un dolore cronico, in una disabilità di questa persona che può solo portare a un aumento di quelle che sono le cause che portano poi a nuove fratture e a nuova disabilità. Il codronato da questo punto di vista è un farmaco antico, diciamo così, che fa parte del gruppo dei bifosfonati per il trattamento dell'osteoporosi, ma che in realtà ha delle capacità sulla terapia del dolore ancora poco studiate, che invece sono molto utili, soprattutto perché si riesce in questa maniera a dare il classico colpo al cerchio e il colpo alla botte. Si tratta il dolore, si riduce la disabilità del paziente e si previene il rischio di una nuova frattura. Il farmaco interviene direttamente su una via cellulomediata perché impedisce sia il rilascio di citochine infiammatorie, sia impedisce la trasformazione di questo dolore acuto in un dolore cronico, bloccando quello che è il meccanismo alla base del neuropatico, che è la trasmissione purinergica. Anche questa è una trasmissione molto antica e poco studiata, purtroppo. È un farmaco che sicuramente ha la sua efficacia immediata. E poi il paziente che ha una frattura da fragilità dovrà comunque fare un trattamento per l'osteoporosi. Una volta risolto il dolore acuto potrà decidere se continuare con un farmaco come il clodronato, che è un farmaco che si inietta per via intramuscolare e che può essere eseguito due volte al mese, oppure decidere di trattare la stessa malattia con un farmaco di tipo orale e quindi prendere il farmaco una volta a settimana.